Damiano Caruso è tornato in Sicilia, il ciclista di Ragusa ha giunto secondo nella classifica generale del Giro d'Italia e vincitore della penultima tappa Verbania Alpe Motte, atterrato ieri sera all'aeroporto Fontana Rossa insieme alla moglie Ornella, proveniente da Milano. Ad accoglierlo i figli Oscar e Greta, la mamma Carmen e il fratello Federico, colleghi di allenamento in Sicilia, amici e tanti appassionati che hanno tributato il giusto applauso a chi, come lui, ha spiccato finalmente il volo a 33 anni di età, dopo una vita da gregario. Quella di Damiano Caruso è certamente la favola più bella del Giro edizione 2021, promosso leader del team, complice la caduta e il ritiro del suo capitano, non ha deluso le attese, facendo impazzire di gioia i tifosi e la sua Ragusa. L'attesa all'aeroporto è iniziata alle 19 tra mascherine rosa e striscioni per celebrare degnamente il ritorno del campione, alle 20:15 l'arrivo e di tanti abbracci meritati prima della partenza per il capoluogo ibleo. Forse è il mese delle emozioni, perché pensavo che tutto si fosse concluso ieri e invece un'altra scarica d'adrenalina è arrivata anche oggi. E trovare gli amici, i parenti, i miei figli soprattutto qui a casa è stato bello quanto essere ieri sul podio. Sono felice di aver regalato qualche emozione alle persone, soprattutto ho trovato tante persone che si sono emozionate insieme a me, quindi tutto questo è fantastico. Prossimi obiettivi quali sono? Adesso a breve termine passare più tempo possibile con i miei figli e poi ricominceremo a pensare ai nuovi obiettivi, tra cui sicuramente le Olimpiadi. So che è un appuntamento importante, è un altro appuntamento fondamentale della mia carriera, farò di tutti per essere al massimo. E niente, in un attimo con quello scossone mi sono scrollato di dosso tante emozioni ed è stato incredibile. È difficile spiegarlo a parole, ma viverlo vi posso assicurare che è qualcosa di veramente eccezionale. Adesso ti aspetto un'altra festa a Ragusa, a casa tua. Ma sarà credo un susseguirsi di feste, però devo tenere duro con moderazione perché ancora la stagione non è finita, c'è tanto da fare.